Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Tra i protagonisti più discussi della nuova edizione del Grande Fratello spicca sicuramente Helena Prestes. La modella brasiliana ha catturato l'attenzione del pubblico, non solo per i suoi legami con alcuni ragazzi della casa, ma anche per il suo carattere vivace e spigoloso. Durante l'ultima diretta Helena è stata al centro di un acceso confronto con Iago, che l'ha anche nominata per l'eliminazione. Tuttavia, lo spagnolo non è il solo a nutrire riserve nei confronti della influencer. Anche Enzo Paolo Turchi, molto amato dagli altri concorrenti, si è lamentato del comportamento della ragazza, definendola irrispettosa e affermando di non riuscire a instaurare un vero rapporto con lei. Le tensioni con Helena non finiscono qui, anche le tre ex protagoniste di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere, si sono unite al coro di critiche. Durante una conversazione le tre donne si sono scagliate contro la brasiliana, accusandola di mancanza di rispetto nei confronti degli altri inquilini, facendo eco alle parole di Enzo Paolo. La più dura è stata Pamela Petrarolo, che in camera ha sfogato tutto il suo risentimento nei confronti di Helena, accusandola di non partecipare ai momenti di condivisione, come i pasti comuni, e di ignorare i saluti degli altri concorrenti. Pamela non ha usato mezzi termini. Secondo lei la convivenza al Grande Fratello richiede rispetto per gli altri, e Helena sembra non aver compreso questo principio. L'accusa principale riguarda la continua assenza della brasiliana durante la cena, un comportamento che Pamela ha trovato offensivo nei confronti di chi si era impegnato a cucinare, come lei stessa, Luca e Iago. Secondo Pamela, chiedere scusa il giorno dopo non è più sufficiente, soprattutto quando si tratta di una ripetizione costante dello stesso atteggiamento. Con parole molto dirette ha dichiarato di non poter più tollerare questa mancanza di rispetto. Non posso farmi prendere in giro a 47 anni, se mi capita l'occasione, glielo dirò in faccia. Le tensioni tra Helena e il gruppo sembrano vicine a esplodere, e molti spettatori attendono con impazienza che Alfonso Signorini mostri i video di queste scene nella prossima puntata, per scatenare un vero e proprio putiferio. Più tardi, le Non è la Rai sono andate in giardino dove si trovavano Helena, Lorenzo e Giglio. Qui, tra scherzi e chiacchiere, le tre donne hanno rivelato che Shaila e Javier avevano deciso di dormire insieme, imitandoli in modo ironico. Nel frattempo, Lorenzo, Helena, Giglio e Giulia non hanno risparmiato commenti sarcastici sui compagni, con Lorenzo che ha lanciato qualche frecciatina, soprattutto per via del suo interesse non corrisposto verso Shaila. Il flirt tra l'ex velina e l'argentino sembra procedere spedito, e tutti sono in attesa del primo bacio tra i due. Cosa pensate di tutta questa situazione? Siete pro o contro Helena Prestes? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!